L'estate lavorate perché la gente viene anche a vedere. Ma una volta no, una volta si lavorava perché c'erano le ditte che lavorava, consumavano. Non si lavorava per la Sicilia, si faceva un autotreno al giorno, la settimana. Quindi c'erano lavoravano per le Serre di Fiori, che era una meraviglia. Da Siracusa a Fontane Bianche c'erano delle serre lunghe da Fieperugia per coprirle, no? E scoprivano tutte queste serre a Palermo, Corso, Siracusa, Catania. Questo in che anni? Dal 95 in avanti sempre meno, sempre meno. Ma dopo che è nato questo mercato internazionale. Ma voi lavoravate col prodotto qui del lago? E certo. Ora si lavora col prodotto del lago, ma anche sì. Dopo che hanno che sono venute meno le bozze. Le bozze che sono? Quelle concessioni per il taglio della cannina. Le concessioni che ci sono state sempre. Adesso ci sono state fino agli anni 80, mi pare. Però poi esatto, la trasformazione del lago è stata fatta con le proprietà, diciamo, dalla proprietà alla provincia, sì, comune, sì. Alla regione. E quindi chi aveva la proprietà allora, che quasi tutti avevano una piccola proprietà sul lago, sarebbero le bozze, come dite, e sì, venivano coltivate come in campo. Dopodiché è avvenuto che è andata carta bianca, era tutto il mondo. Questi sono tappeti, noi altri chiamiamo assorbente d'umidità, cioè c'hai una cantina umida, c'hai dei sassi di noci, questo assorbe l'umidità, ti fa cambiare odore, capito? Perché se c'hai, metti dentro un fondo, una cantina, una sala, che c'ha dei odori perché ci sono delle muffe, questo te l'assorbe. Una. Poi fa anche un altro servizio per quanto riguarda un prendisole, in piscina. Però quando lei dice che assorbe l'umidità, che so, c'è cioè una pietra, quella che fa la salsa di noce, come si chiama, sì. Che fa? Lei ce lo metterebbe addossato a un Te l'assorbe l'umidità e ti fa cambiare un colore dentro l'ambiente. E non marcisce? Certo, non marcisce questo, perché questo è fatto proprio appositamente per non marcisce. E con gli oditori? Ma questo io quando prendono di questi subici hanno il gatto. Il gatto sì. il gatto la rovina sicuro. No, niente, è un prodotto che purtroppo. Questo è un prodotto che ce n'era tanto sul lago, ma adesso non c'è. Paiola questo. Il candelone. Candelone. La paiola. Questo è il candelone. Con la paiola era per i fiaschi, no? Per i fiaschi e per le sedie, Sì. Questa è la paiola per le sedie e per i fiaschi. Questa invece era per le borse e per le stuoie. Niente. Però il lago non c'è da più questo prodotto. No. Io se dovessi farti una domanda come mai, una risposta che io non te la so da. Perché io ti dico sinceramente che io sono nato del 41. Essendo nato del 41, gli anni 50 il lago era pieno di sta roba, non solo di sta roba. Se ti dicessi che il 90%, anche più, del prodotto che dava al lago non c'è più. Per esempio, diciamo che c'erano state 10 specie di erbe palustri, e no, c'è rimasta sta cannina giusto per. Non c'è più. Il motivo, la risposta che te devo dare, qual è? Allora io ho fatto un qualcosa di ragionamento. Il mio ragionamento era che noi altri siamo nati negli anni 60, che abbiamo avuto un boom enorme, bellissimo, perché come andà in paradiso. L'acqua in casa non c'era, detersivi non c'erano, non c'era niente. E in quegli anni è nato tutto questo prodotto. Detersivi, acqua sui rubinetti, quindi tutto questo proprio l'iditti, il flit, voi altri ne conoscete, ma si dava tal mosche, si adoperava come adopera una birra. Beh, questi prodotti, sicuramente tutti quegli anni li abbiamo consumati, dove sono andati a finire? Io lo so, certamente terreno ha subito, e dopo saranno state le coltivazioni. Allora, una volta, questo è il candelone, c'è la candelonella,
Nunca nemmeno il candelone. Perché il candelone vero non c'è più proprio nemmeno sulle forme. Sulle... Questo viene dalla Val di Chiana, sulle forme della Val di Chiana. Sarebbe qui che fanno la mappa marrone. Ah, ma qui proprio, quindi non c'è più per niente. Non c'è più per niente, proprio non c'è più. Quindi noi gli diamo la colpa ai Cervanti su questo. Quindi voi lo prendete in Val di Chiana questo? Se c'è qualcuno che lo fa, perché questo nasce dal momento in cui che il mondo è brutto, devi alzarti alle 5 del mattino, fino alle 7 devi andare perché è caldo, dentro le forme, con l'acqua, hai capito? Si raccoglie in estate questo? In estate, sì, ma c'è un periodo di 15 giorni, dal 30 aprile al 15 giugno, perché deve venire a maturazione una certa cosa, capito? No, ho tagliato questo fatto di qui, perché una volta si diceva, Silele Castiglione, diceva che se tu metti in bocca questo, puoi attraversare il deserto. Cioè, questo contiene qualche cosa che non ti fa venire sete, capito? C'erano detto così, dicevo una volta così. E quindi oggi voi che producete? Dunque, stuoie? Oggi no, oggi come oggi siamo come chi vende i gelati. Tocca lavorare l'estate, l'inverno non... A parte gli... Come mai l'estate? Cioè vendete ai turisti? No, vendiamo tale tettoia, cioè qualcuno ce la fa una tettoia, ce la fa una recinzione, una bellezza del giardino. Questo, l'inverno nemmeno se tu io paghi una persona se prende questo oggetto, capisci? Quindi anche le macchine voi le usate l'estate? Ma io, sapete che dicevo, che fatta la gabbia è morto l'uccello, perché non fatica tanto fare queste macchine, costa un care. Gli anni 70 costavano quasi 40 milioni l'una. E adesso non è che lo trovi nemmeno da vendere. No, il problema è che non c'è il lavoro, c'è la concorrenza, capisci? Te capisci, se di qui fai un prodotto e costa 10 e te lo fanno in Romania costa 2. Ah, quello serve per le gare? Appunto, certo. Io prendo questa qui, qui si fanno delle trecce adesso, ecco, faceva così. Capito, non è più il lavoretto, una volta si faceva questi lavori, ma adesso... Si faceva a mano? Si faceva tutta a mano. Praticamente venivano fatta una viene più rada anche, capito? Tagliaticcio. Sì, sì. Questo di qui, pressato, noi altri, mi ricordo che si adoperava sul focolare quando le legne non c'erano, perché è molto resistente, così. Però facendolo industrialmente si è stata fatta la prova che dà il calore ma non dà la resistenza, finisce presto. Insomma, conclusione. Certo, ce ne vuole una quantità enorme che non c'è. No, la quantità c'è, non è quello che non c'è. Dura poco, il tempo. Così, no? Beh, qui c'avete una bella struttura, tra l'altro dentro il parco qui. Ma infatti sarà fatto per in futuro, no? E questo è il problema. Però sto futuro dove lo trovo?